E attraverso questa storia di cartoni animati, di interesse per la musica, di utilizzo, come dire, irriverente, dissacratorio, cioè amabile ma anche privo di scrupoli, insomma, la musica veniva manipolata, riarrangiata, accorciata, tirata per la giacca, insomma, ne faceva di tutti i colori come la musica classica. Per qualcuno questo era qualcosa di intollerabile, per altri invece era una strada, come dire, per divulgare. Siamo ancora lì, eh? Ancora oggi succede questo. Scusate, non lo spento. Dicevo, ancora oggi siamo questi livelli. Pavarotti and Friends, per esempio, è stato un assolutamente controverso incontro fra classica, pop, eccetera, eccetera. Ma questo incontro, questo mix, in modi molto più fantasiosi, molto più ricchi, molto più imprevedibili e a volte geniali, bisogna dirlo, avveniva già appunto negli anni 30. E questo, allora, a fantasia, Walt Disney arriva per due ragioni. La prima è che aveva già da 3 anni, con Biancaneve e i Sette Nani, intrapreso la via del lungometraggio, cioè del film vero e proprio, di cartoni animati. 1937, un successo strepitoso. Poi fa Pinocchio, che va così così. Ma nel frattempo, cos'era successo? Era successo che tra appunto cortometraggi, cartoni animati, fumetti, eccetera, eccetera, era scoppiata la fama di Paperino. Per questo ho messo questo titolo, È tutta colpa di Paperino. La colpa di Paperino, perché Paperino era diventato talmente famoso che aveva mandato in crisi l'altro grande personaggio. Primo grande personaggio di Walt Disney, cioè Topolino. Topolino era al ribasso. Allora la Disney Production, per risollevare la fama, il successo di Topolino, insomma, Topolino stava diventando un ramo secco, i suoi cartoni, le cose tiravano meno, tiravano poco, mentre andava alla grande Paperino. E allora a Walt Disney viene un'idea. Dopo aver incontrato un grande, famoso direttore d'orchestra all'epoca, che era Leopold Stokowski. Leopold Stokowski era un direttore d'orchestra di grandissimo livello, che aveva una caratteristica. Era, da un lato, impegnato in un lavoro proprio di divulgazione, quindi era un partigiano della divulgazione della musica classica nei modi più facili, più accessibili. E d'altra parte era anche interprete che proponeva la musica moderna, la musica nuova, lui è stato quello che ha, per esempio, fino anche dopo la seconda guerra mondiale, ha difeso e ha divulgato opere di Charles Ives e di altri compositori contemporanei. Allora, Stokowski quindi era il personaggio adatto, perché era molto famoso, per Walt Disney, e insieme pensano di realizzare un cortometraggio non più su quello stile di satira della musica classica, ma mettendo in scena e quindi facendo un filmino di un vero e proprio poema sinfonico. Cioè, il poema sinfonico, lo sapete, è un brano musicale che racconta una storia. Bene, come Don Giovanni, il Don Juan di Strauss, oppure come la Morte e Trasfigurazione che abbiamo sentito la volta, insomma, 2 volte fa. Bene, quindi viene scelto un poema sinfonico molto popolare che è L'apprendista stregone, L'apprentice sorcier di Paul Dukas. Era una composizione relativamente recente, ma era una composizione molto divertente, molto gradita, molto di grande successo. E sembra questo apprendista stregone, sembra proprio il personaggio giusto per Topolino. Si mettono al lavoro, ma questo cortometraggio
sfora tutti i budget, costa troppo, non ci si sta dentro, insomma, le cifre per realizzare, per mettere a lavoro un'orchestra vera e per realizzare il cartone su questa musica sono esorbitanti. Allora Walt Disney decide di ricavare, di trasformare il cortometraggio in un lungometraggio, in un vero e proprio film. E allora ecco che da questa idea iniziale dell'apprendista stregone scaturisce Fantasia. Questo è il logo classico di Fantasia, come ancora oggi viene, e dove appunto in copertina, diciamo, vediamo Topolino nei panni dell'apprendista stregone. Ora guardiamoci un attimo come qualche momento di questo episodio, perché diventerà un episodio, che è stato all'origine di Fantasia. Questo che vedete è la silhouette di Leopold Costa. C'è uno stregone che è un apprendista, Topolino, un po' sfaticatello, ma lo stregone è anche uno schiavista, lo fa sgobbare. Soprattutto gli fa portare in continuazione dell'acqua. Chi sono i compositori e quali sono i brani in questione che andiamo a sentire questa sera? Ah, questo è Walt Disney. Alla macchina da presa dovete pensare che una macchina fotografica sostanzialmente che faceva fotogrammi su una pellicola. Ogni immagine, 24 immagini,
ogni secondo, 24 disegni per ogni secondo, venivano fotografati uno per uno. Per fare un cortometraggio di 5 minuti ci volevano circa qualcosa come 5.000, non so, disegni. E venivano fotografati uno per uno, va bene? Con questa macchina che... E poi, dopodiché, tutte queste fotografie scorrevano in continuo e davano l'idea del movimento. Quindi c'era una fotografia così, poi ce n'era un'altra così, insomma, più o meno conoscete, immagino, la tecnica di una... di questo tipo di cose. Ecco qua, allora, il primo compositore col quale... dunque, c'è da dire una cosa, è Beethoven, ovviamente lo conosciamo già. C'è da dire una cosa, lo spettacolo che a cui assistiamo stasera non è la Fantasia originale e non è neanche Fantasia 2000, quella versione che è stata fatta appunto per festeggiare il 60° anniversario dell'uscita della prima. È un mix delle due cose. È un mix autorizzato dalla Walt Disney Artist, dalla Columbia Artist Production, che detiene i diritti di questo film, e questo spettacolo si intitola in inglese bisogna dire Fantasia Live in Concert, ok? In concerto. Quindi è prevista questa esecuzione con un'orchestra dal vivo con i filmati originali, dai quali sono scomparsi però i piccoli dialoghi, le piccole presentazioni che venivano fatte nel film originale. Quindi noi stasera ascoltiamo soltanto musica, bene, senza, a quanto mi risulta, senza intermezzi, insomma, finisce un brano e poi ne comincia un altro. Allora, abbiamo prima di tutto Beethoven con due composizioni arcinote. Una è la Cinquième, vedete, la prima edizione questa, Cinquième Symphonie, in francese, ma è la quinta sinfonia. Poi abbiamo la sesta sinfonia che conoscete già bene, l'avete ascoltata da 15 giorni, e poi abbiamo alcuni brani dalla suite tratta dal balletto Lo Schiaccianoci di Tchaikovsky, altro autore che abbiamo già incontrato. Poi abbiamo questo è me l'ho messa perché è una bellissima fotografia di Debussy che dorme, vedete, nel suo letto, stravaccato. Bene, di Debussy noi ascoltiamo un arrangiamento fatto per orchestra dallo stesso Leopold Stokowski, del Clair de Lune, pezzo pianistico arcinoto, famosissimo, tratto dalla Suite Bergamasque, una composizione scritta a cavallo fra la fine dell'Ottocento e il primo Novecento. Ma questo brano era stato scartato nella fantasia originale del 1940 e non era neanche stato inserito poi nella fantasia 2000, perché tecnologicamente era già arretrato e perché aveva il formato 3 quarti, 3x4 e non più il formato come si dice, 16x9, insomma, di Fantasia 2000, e quindi era proprio impossibile. Quindi questo, diciamo, è relativamente un inedito che viene proiettato, diciamo, in occasione di questa Fantasia Live in Concert. E poi abbiamo brani dalla suite numero 2 tratta dal balletto meraviglioso di Igor Stravinsky, L'Uccello di Fuoco, la composizione del 1910. Poi arriviamo, guardate, il primo di due autori italiani, Amilcare Ponchielli, l'autore di un'opera molto famosa all'epoca sua, che ha un grandissimo successo e che viene ancora rappresentata, cioè La Gioconda. E proprio dall'opera La Gioconda del 1874 c'è questa Danza delle Ore, celeberrima, la conoscete tutti, anche se magari il nome, il titolo vi può dire poco ad alcuni di voi, ma appena la sentirete, eccola, è questa. Danza delle Ore, divertentissima nella realizzazione caricaturale del video. E poi, naturalmente, Paul Dukat con L'Apprendista Stregone, appunto, L'Apprentice Sorcier, del 1897.
Un inglese, i compositori inglesi non sono mai stati, l'Inghilterra è stata chiamata addirittura la terra senza musica. Edward Elgar, nella sua composizione più famosa, io qui ho fatto un errore nel compilare la didascalia, la marcia numero 1, non è la marcia numero 1, c'è la marcia numero 1, 2, 3, 4, dalle 5, che formano questo pomp and circumstance, pompa e circostanza, sono marce... diciamo molto pompose, molto pompieristiche, molto belle peraltro, e su questa musica Walt Disney realizza un video veramente particolare, una storia d'amore, vabbè poi vedremo. E poi ecco Torino Respighi con i Pini di Roma, poema sinfonico anche questo. I Pini di Roma, beh, il titolo dice già, è la descrizione di paesaggi romani, fa parte di una trilogia che si sono i tre pezzi per orchestra, diciamo, scritti da un compositore italiano diciamo, dopo il Settecento, più famoso in assoluto. I Pini di Roma, le feste romane e le fontane di Roma. Questa trilogia romana, vabbè, ci presenta i paesaggi di Roma. Bene. In Walt Disney è stato completamente stravolto il racconto, non c'è un racconto, è semplicemente una descrizione, ma è una visione costruita su questa musica che ci mostra una storia fantastica, fantasmagorica, che ha come protagoniste le balene. Ma vedrete. Allora, ecco, questa... era la... e questo è Leopold Stokowski. Leopold Stokowski aveva una caratteristica, è un signore che è campato a lungo, vedete, ha potuto fare molte cose nella sua vita, è nato nel 1882 ed è morto a 95 anni nel 1977. Aveva i capelli lunghi, dirigeva senza bacchetta e i cartoni animati, poiché era un personaggio molto famoso, lo hanno preso di mira, non se lo sono fatti sfuggire. Questo è Bugs Bunny, attenzione, questo non è Walt Disney, eh? Questa sono la Warner Brothers, Hanna-Barbera, anche loro creatori, sapete, allora, Bugs Bunny, Bill Coyote, Daffy Duck, Tom e Jerry, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi hanno una galleria che se la gioca in termini di fama, di successo e di popolarità con Walt Disney, va bene? Questo Bugs Bunny, fate vedere l'ora? No, non vedo l'ora perché ho spento il telefono. Guardate. No, va bene, va bene. Allora, questo Bugs Bunny diventa poi il protagonista di un cortometraggio della Warner Brothers, appunto, che ha, diciamo, dove Bugs Bunny interpreta proprio umoristicamente, in maniera caricaturale, Leopold Stokowski. E ancora una volta c'è la guerra fra la musica classica e la musica popolare, in un certo senso. Vi faccio vedere brevissimamente di che cosa si tratta. Bugs Bunny non è un coniglio, attenzione, ma lei è un Yeah.
ovviamente cosa succede? Eccoci qua. Lui non può tollerare il disturbo del coniglio, scoppia la guerra. Siamo al Hollywood Bowl in realtà. Ecco, ovviamente Max Manning è la giurata e farà di tutto per distruggere la serata, il concerto. Al punto che. Come on, go on, that's your cue! Davanti a lui si inchinano tutti. Lui dirige senza pazienza. Senso culturale fra questi due mondi era fortissima, ma anche il tentativo di come dire risolvere questo conflitto. Avete visto la terra della la music land con la pace fra i due mondi e così via. E sicuramente Stokowski, Walt Disney, eccetera, erano fautori di questa cosa. Fantasia nasce da questa idea, fondamentalmente. In fantasia che cosa succede? Sparisce la satira della musica classica, è solo musica classica, ci sono i brani che abbiamo ascoltato, ma rimane qualche cosa dell'uso dei cartoni animati, cioè la rielaborazione, l'arrangiamento, quindi la manipolazione, qualcosa che per una certa mentalità, per una certa mentalità accademica soprattutto, è assolutamente inaccettabile, intollerabile. Allora, da quando è uscita, 1940, ancora da adesso, fantasia è al centro di polemiche.
incessanti, perpetue, eterne, ricorrenti, va bene, sulla legittimità o meno dell'operazione che ha fatto Walt Disney con i suoi. Per esempio, stravolgere i pini di Roma e trasformarli in una storia di balene, non c'entrano nulla, oppure ancora di più, perché è una composizione celeberrima, con la Sesta Sinfonia di Beethoven. La Sesta Sinfonia di Beethoven viene ridotta a 20 minuti, 22 minuti, tutti e quattro i movimenti, diventa una storia mitologica, dove non c'è più traccia del programma, virgolette, fra virgolette, programma, che non era un vero e proprio programma, originario. Ma non c'è solo un intervento come la sovrapposizione, cioè l'utilizzo della musica come colonna sonora, di fatti, perché poi, da che esiste il cinema, la musica è diventata funzione dell'immagine, della storia. Qualunque musica può essere usata come commento sonoro per un film. E in fondo Walt Disney potrebbe obiettare, ma sì, cosa succede nel cinema quando si fa uso di musica classica in situazioni che non hanno assolutamente nulla a che fare con la musica classica? La musica diventa un commento, diventa un amplificatore di certe cose. Vedrete per esempio nella Sesta i voli, come la melodia di Beethoven viene accompagnata, viene
abbinata a questi cavalli che volano nel cielo, con degli effetti che a volte sono, cioè, o meglio, io personalmente sono in bilico tra, diciamo, la perplessità, perché avverto, insomma, l'ombra del kitsch, del cattivo gusto per certi aspetti che a volte viene fuori, ma altre volte c'è qualcosa di geniale. Le balene non le faccio vedere. La conclusione è la cosa più visionaria, più incredibile che può. Ma guardate, oppure questo, ma veramente sono molti gli episodi. Lascio a voi, comunque, non vi voglio influenzare e neanche togliervi il piacere della sorpresa di vedere queste immagini. Quello che però vi voglio fare, proporre adesso molto rapidamente, è una cosa molto particolare. Non vi spaventate. Allora, quella che vedete qui, è l'immagine sonora, niente poco di meno che... la quinta di Beethoven. Bene. Questo è Carlos Schreiber con i Berliner Philharmoniker, anzi, scusate, con i Wiener Philharmoniker, che dirige appunto quella che potrebbe essere considerata forse la più bella, comunque sicuramente una delle più belle, più, come posso dire, riuscite, non mi viene la parola, non mi viene il superlativo, esecuzione, interpretazione di questa sinfonia. E questo è Leopold Stokowski. Sono passati... è passato più di mezzo secolo, quindi diciamo che la presa del suono, la dinamica, penalizza ovviamente Fantasia, la cui traccia risale al 1940. Ma attenzione, quando Walt Disney pubblicò, insomma, mise in cantiere l'edizione proprio del film, da un punto di vista dell'audio si rese conto che mettere questa musica sinfonica con i mezzi che c'erano all'epoca dava un risultato assolutamente insoddisfacente, e allora mise all'opera il suo staff di tecnici, ingegneri, anche scienziati, per trovare una soluzione, e fu creato il Fantasound. Era il primo in assoluto tentativo di stereofonia. Il film uscì in soli 14 cinema degli Stati Uniti, che erano dotati appunto di un sistema particolare per poter proiettare questa cosa, che per l'epoca era una cosa rivoluzionaria anche da un punto di vista sonoro. Beh, dovete sapere che Fantasia fu, da un punto di vista economico, un fallimento, perché intanto uscì soltanto in questi 14 cinema, non esistevano i DVD, ovviamente non poteva andare in giro nelle case come si farebbe oggi. Bene, e poi scoppiò la guerra, anzi era già scoppiata la guerra, e quindi il mercato europeo, che sul quale Walt Disney contava moltissimo, fu completamente precluso. Si sono rifatti dai qualcosa come 2 milioni di dollari che era costata la produzione, un'enormità per l'epoca. Credo che Fantasia abbia incassato oggi qualcosa come 80 milioni, 90 milioni di dollari nelle sue diverse cose. Allora, ecco, dicevo, le musiche vengono manipolate non tanto nel senso dell'arrangiamento, ma nel senso dell'abbreviazione. In un'ora e mezzo noi sentiamo un repertorio che durerebbe quasi il doppio se venisse eseguito interamente. Quindi tagli, ma fatti come? Con una certa abilità. Allora, andiamo a sentire il nostro Leopold. Guardate le immagini, ve le ho dimensionate in modo da avere la corrispondenza col tempo. Qui c'è un minuto, qui c'è un minuto, non so se riuscite a leggere da lontano, ma comunque, però guardate le due tracce sonore, le due tracce audio. Se osservate fino qui,
Vedete che sono uguali? Sopra e sotto. Quasi uguali. Si differenziano perlomeno soltanto per l'ampiezza. Diciamo, maggiore ampiezza significa maggiore crescendo. Per esempio, se noi andiamo qua, sentiamo Stokowski. Qua. Andiamo a sentire qua, qui c'è una maggiore dinamica, c'è una maggiore espansione, ma merito anche da tecnologia. Siamo qui. Fin qui, uguale, non c'è niente da cambiare. Siamo a 40 secondi, 42 secondi. State a sentire questa allora adesso. Leopold. Andiamo ad ascoltare invece Carlos Kleiber. Cosa è successo? È successo che per far durare il primo tempo della sinfonia, della quinta sinfonia di Beethoven, anzi che dura 7 minuti e rotti nell'originale, per farla durare 2 minuti e qualcosa, ovviamente si è andati a fare una... Allora, voi osservate qui, l'ho spostato, scusate, qua. Vedete che qui le tracce non corrispondono più, vedete, sono completamente diverse. Da qui vi accorgete che non c'è più corrispondenza. Ma attenzione, adesso io scorro nella sinfonia originale, quella di Carlos Kleiber, ed eccoci qua. Qui, adesso, io perché lo so, probabilmente, siamo qua, guardate. Si è eliminato il passaggio secondo tema e si è andati direttamente a quella che si chiama la ripresa, cioè poco prima della conclusione. E il risultato è che abbiamo una sinfonia che, dove c'è quella svolta, avete sentito quel passaggio dei corni che in Stokowski è in un'altra tonalità, ma non stride, non, se uno non conosce a menadito la partitura non se ne accorge.
però alla fine dice, questa è durata 2 minuti e 20, ma cosa è successo? Capisce che manca qualche cosa, ma da un punto di vista musicale ovviamente ha una sua perfetta, diciamo, coerenza, insomma. Tutto questo però sale bestemmia per i cultori della musica classica da un punto di vista accademico. E così come, per esempio, negli anni dal 1928 al 1942, il direttore d'orchestra Walter Damrosch, di origine tedesca, in America, alla radio, alla NBC, teneva un programma di un'ora che si intitolava The Music Appreciation Hour, l'ora di apprezzamento musicale. La Music Appreciation è diventata una etichetta proprio per tutto ciò che era divulgativo. Quello che noi stiamo facendo qua sostanzialmente è qualcosa di simile, Music Appreciation. Ci sono degli esempi meravigliosi. Se voi per esempio avete voglia, se volete conoscere tutto della musica raccontato con una fantasia, con una bellezza, con un'originalità e un fascino tutto particolare, andatevi a cercare la serie, oggi pubblicata, va bene, degli Young People Concert che negli anni 50 e 60 fece Leonard Bernstein, il quale si rivolgeva a un vasto pubblico di ragazzini soprattutto, va bene, ma alle spalle aveva la New York Philharmonic, quindi faceva gli esempi musicali dal vivo, bene, dirigendoli lui stesso e poi intervenendo con, vi assicuro, una fantasia, una vivacità, un'allegria straordinaria. E sono stati episodi della storia della divulgazione musicale assolutamente superlativi. Però c'è sempre stata una corrente, diciamo, della musicologia, degli studiosi di musica, che hanno fortemente, inesorabilmente condannato questa strada di divulgazione, perché si diceva che la musica veniva feticizzata, veniva trasformata in una cosa troppo semplice, perché il messaggio era molto più complesso, era molto più ricco, molto più profondo, eccetera. Verissimo, indiscutibile. Ma come me e come succederà a tanti di voi, che ci avviciniamo alla musica classica, ci siamo avvicinati magari in tempo quando eravamo bambini, attraverso strade assolutamente casuali. Io stesso sono rimasto a bocca aperta quando ero ragazzino, forse mi hanno portato alle scuole a vedere fantasia. Mi ricordo l'impressione e mi ricordo anche con dispiacere, perché non c'è qui, l'episodio forse più fascinoso, che ai bambini piace particolarmente, ci sono i dinosauri, va bene, della Sagra della Primavera. Ma la Sagra della Primavera è una composizione molto complessa che richiede un organico orchestrale molto particolare e quindi sicuramente è per questo motivo che la Columbia Artist Management in questa selezione di brani non ha inserito il Sacro di Printemps, la Sagra della Primavera di Stravinsky, perché avrebbe aumentato i costi questo spettacolo a dismisura, e quindi sapete, l'economia dello spettacolo ha le sue regole inesorabili a volte, purtroppo. Bene, io credo di avervi detto tutto, essendo anche molto reticente, perché ovviamente non posso farvi vedere più di tanto il film. Chiudo però mostrandovi una degli episodi più belli, a mio avviso, che è anche un antecedente, ancora una volta, nella produzione dei cartoni animati di Walt Disney. Guardate, nel 1934 viene messa in circolazione questa The Goddess of Spring, la dea della primavera. È una vera e propria musica. Qui non c'è Topolino né Paperino. C'è questa figura femminile che è la dea della primavera, dell'eterno.
Persefone. E Persefone, cioè Proserpina, personaggio figura durante la mitologia dell'antica Grecia romana. Succede che Plutone, il dio degli inferi, il dio delle profondità, che qui viene presentato però come un diavolo, né più né meno, viene a turbare, a rovinare questa cosa e a rapire Persefone, cioè Proserpina. Il ratto di Proserpina è una delle vicende mitologiche più note. E la porta con sé sotto il mondo. Persefone verrà rapita, portata giù agli inferi perché Plutone la vuole fare sua, vuole sposarla, insomma, vuole unirsi a lei. Ma Proserpina riuscirà a ottenere una mezza vittoria, riuscirà a convincere Plutone di lasciarla tornare in superficie 6 mesi all'anno, mentre invece in altri 6 mesi lei sarà sottoterra con lui. E da lì, secondo la mitologia, nascono poi le stagioni. Quindi primavera, estate, sono i 6 mesi della dea della primavera, insomma, quindi della luce, del sole, del calore, della vita, e invece l'autunno e inverno, Proserpina è sottoterra, per cui il mondo è, castigato dal freddo, dal buio, eccetera, eccetera, eccetera. Bene. In fantasia, c'è l'episodio dall'Uccello di Fuoco di Stravinsky che riprende esattamente questa idea, la dea della primavera e un vulcano che arriva, che è ostile, che è nemico, che distrugge il suo regno, ma poi alla fine, come sempre, il bene vincono i buoni, no? E anche qui la vicenda dell'Uccello di Fuoco è completamente stravolta. C'è questo bellissimo cervo che incontra
questa specie di fata, questa specie di creatura emerge e allora lei fa fiorire tutte le cose, fa scomparire la neve, eccetera, eccetera. Adesso non riesco a trovare i passi, ecco, volando così col suo manto, ecco che fiorisce, il disgelo, insomma, arriva la primavera. Ma a un certo punto c'è una montagna che non fiorisce, questa montagna resta brulla, resta, e improvvisamente questo vulcano si desta e Stravinsky è l'uccello di fuoco, qui è la divinità del fuoco, e questa divinità con la sua lava, con il fuoco, con l'emozione distrugge la valle, il mondo, eccolo qua, completamente distrutto, il mondo di e praticamente uccide anche la nostra creatura, ma il cervo la risuscita. Lei è profondamente ferita, moribonda quasi, ma e questo è Walt Disney. Walt Disney riesce sempre a commuoverci, no? Trova sempre il modo, a volte un po' forse anche sleale, ma per ecco, vedrete che lei sale di nuovo sulle corna del cervo. Questa è la Berceuse dall'uccello di fuoco di Stravinsky. Già intuite che qualcosa succederà, ecco infatti che le lacrime fanno di nuovo fiorire. È sempre stato questo messaggio estremamente positivo, a volte per molti troppo buonista, troppo melenso, troppo sentimentalista. Io non mi pronuncio, perché su queste cose credo che sia legittima l'idea che ognuno di noi abbia la propria sensibilità e che si riconosca o meno in questo tipo di cose. Per qualcuno questa fantasia sarà una cosa troppo, un cumulo di melensaggini o di cose superficiali, per altri invece sarà qualcosa che incide proprio nella propria sensibilità, nel proprio carattere, e credo che sia giusto che sia così. Certamente credo che Walt Disney con questo film nel 1940 abbia compiuto veramente un gesto assolutamente rivoluzionario per l'epoca, e per tanti aspetti anche però straordinario, con tutto che, sì, oggettivamente, ha violato proprio i comandamenti forse fondamentali della,
del rispetto della partitura, che sono dogmi quasi religiosamente custoditi nel mondo della musica classica colta, che non accetta di essere abbassata al rango di qualcosa di popolare. Però su questo ci sarebbe molto da dire, da aggiungere ancora. Insomma, io chiudo qui e quindi vi auguro un buon spettacolo, che penso che avrete tutto il tempo per divorare tutto quello che c'è di là nella sala del rinfresco. Grazie.